Grazie. Dove guardo? Dove vuoi? Nel vuoto. Bentornato alla pallavolo. È più difficile tornare a giocare su una superficie dura o aspettare un mese per poter tornare a giocare? Purtroppo c'è stato questo inconveniente del tesseramento tardivo. Speravo di poter dare una mano in campo ai ragazzi ufficialmente, dal punto di vista ufficiale, molto prima, però vabbè, sconteremo queste tre giornate di attesa e mi farò trovare pronto per il derby, visto che comunque il derby è sempre una partita speciale. Però sì, diciamo che tornare dalla sabbia all'indoor è più semplice che passare dalla superficie dura alla sabbia, sicuramente sì. Come stai? Bene, bene, molto bene, molto carico, molto entusiasta di affrontare questa nuova sfida, nuova avventura, visto che con Monza ci siamo inseguiti un pochettino da diversi anni, da quando abbiamo fatto quel bellissimo risultato con la nazionale dell'argento olimpico di Rio. C'è stato un interessamento, un colpeggiamento, poi non è andato a buon fine, quindi adesso, vedendo proprio le facce sia di Claudio Donati sia di Alessandro Marzari, felici e raggianti nel vedermi varcare la soglia del palazzetto di Monza, è il sintomo del fatto che comunque c'è entusiasmo, c'è voglia di collaborare e c'è voglia di fare bene. Tu che squadra hai trovato qui? Ho trovato una squadra, prima ho sentito un pochettino Nando che parlava di, per me lui è la mente di questa squadra, ogni giocata passa dalle sue mani, quindi quando etichetta la squadra come giovane vuol dire che c'è qualche componente, che qualche ragazzo che deve sicuramente crescere, si deve più che altro sgrezzare, perché l'entusiasmo c'è, la voglia di lavorare è infinita e credo che pur uscendo sconfitti da una semifinale di Coppa di Supercoppa contro Trento con un parziale di 3-0, comunque si è vista tanto talento, tanta voglia di fare, tanto materiale su cui lavorare in queste settimane. Questa stagione è la tua The Last Dance indoor? Probabile, molto probabile. E quali sono i tuoi programmi per il 2025, mettiamola così? Beh, di programmi ce ne sono tanti. Gli impegni presi con Marco Solustri e Daniele Lupo dal punto di vista del beach volley sono sicuramente quelli da rispettare, che voglio rispettare, perché puntiamo ad un obiettivo che è molto, molto in alto, molto, molto grosso, e quindi vogliamo mettere tutto quello che abbiamo in questa avventura. Però logicamente la mia avventura attuale è qui con la maglia di Monza, quindi voglio assolutamente dedicarmi anima e corpo per cercare di dare una mano, pur inserendomi in un momento decisamente in ritardo rispetto agli altri ragazzi nel gruppo, e quindi con la dovuta umiltà, con la dovuta serenità di chi arriva da fuori, che vede dei dettagli che magari agli altri risultano già un pochettino standardizzati, e magari farli notare per cercare di far crescere la squadra. A proposito di obiettivi alti, com'è stato vedere il percorso dei due nazionali a Parigi quest'estate? Le ragazze, che non posso dire altro che applaudire e godere, come ognuno di noi ha fatto nel vederle vincere, nel vederle dominare un'Olimpiade perdendo soltanto un set, nel vedere la felicità di tanti sacrifici che hanno fatto, nel vedere anche le ragazze quotidianamente qui all'Open Quad Arena, Miriam, Anna, Alessia e Paola, che se lo sono strameritato, e è stato assolutamente una bellissima cosa. Dal punto di vista dei ragazzi, purtroppo quando sono arrivate le partite che contavano non sono riusciti a dare quel qualcosa in più, e quindi quando si arriva a quel punto lì dell'Olimpiade, quando si arriva in semifinale, logicamente devi dare qualcosa di extra pallavolistico, di extra qualcosa in più degli altri. Purtroppo in quel caso, in semifinale con la Francia, non ci siamo riusciti neanche ad ottenere una medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti, quindi va bene così, vabbè, fa parte del percorso, e quindi però comunque li ho visti molto contenti, molto soddisfatti, perché hanno dato comunque il massimo. Hai sorpreso un po' tutti? Tu quanto sei sorpreso oggi di essere qua? Sono... No, non sono sorpreso. Io sono felice.
punto. Ivan, scusa, per anni qui abbiamo visto partite da tutto esaurito quando venivi tu, quindi dobbiamo aspettarci quest'anno tutto esaurito, tutte le partite? Beh, diciamo che col capello bianco in più per la tinta soprattutto ce l'ho, e le partite da tutto esaurito saranno quelle di Paola, di Alessia, di Miriam e di Anna, e spero che l'effetto, che l'entusiasmo Zaitsev che abbiamo vissuto qui qualche stagione fa possa tornare. Sicuramente sì, cercherò di fare di tutto per farlo tornare. Tutta la stagione resterai alla fine? Possono dirlo? Ci sono, come ha detto l'Alessandra Marzari, un contratto abbastanza aperto. Che struttura hai trovato al consorzio per Volley? Molto bella, molto palazzetto incredibile, sala pesi probabilmente la migliore d'Italia. C'è un entusiasmo incredibile, un entourage che lavora con instancabilità, e quindi ci sono tutte le basi per poter lavorare e poter fare bene. Ivan, un'ultima domanda. No! Dai, gli ho fatto un mezz'ora di intervista. Ci stanno 50 gradi qua dentro, vai. No, l'ultima. Dai, l'ultima. Anche per noi. Dai, l'ultima. Ma t'ho visto ieri. Perché non me l'hai fatta ieri? Tu hai questo sogno, no? Che è un sogno olimpico. Un giocatore come te, come Daniele, è giusto che, voglio dire, ambiscano ad arrivare a Los Angeles. Ci proverete, magari ci riuscirete. Il bello dello sport, no? Il bello dei campioni come voi. Quando leggi che qualcuno mette sempre l'accento sul discorso dell'età, è un qualcosa che ti dà fastidio o ti dice va, se è così allora ci metto ancora di più per arrivarci? No, sono giudizi che vengono fatti senza sapere come uno si sente, come uno ha lavorato durante nell'arco della carriera, che bagaglio tecnico ha. Sono giudizi che vengono fatti quotidianamente sui social, visto che viviamo in un'era social, e io per fortuna ne so qualcosa dei giudizi e so filtrarli in una determinata maniera. L'età, quando mi dicono che sei vecchio, ben venga. Va bene così, io finché sto bene fisicamente, finché mi sento così e mi date del vecchio, va benissimo, vado avanti fino ai 50 anni. Grazie. Lasciamo andare Ivan.